Mi chiamo Daniela, ho 39 anni. 2 anni fa mi è stato diagnosticato un carcinoma maligno alla mammella destra. Durante il periodo del Covid, non sempre sono stati rispettati gli appuntamenti per noi pazienti oncologici. Non è stato spesso facile sapere di dover aspettare ancora un mese per poter vedere un oncologo, per potersi sentire che tutto ormai era passato. Sono Angela Pariota, ho 50 anni e sono una paziente oncologica. Sono stata operata al tumore al seno. Finito il percorso chemioterapico, bisogna fare degli accertamenti che ho avuto problemi a fare proprio perché c'era il lockdown. L'isteroscopia e narcosi ho dovuto aspettare da maggio al 30 settembre. È un tempo interminabile dove la paura ti assale, 3 mesi non possono passare per una diagnosi. Ciao a tutti, sono Francesca, ho 40 anni. L'anno scorso mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Fino a prima dell'arrivo del Covid sono sempre stata curata in modo eccellente presso il mio ospedale. Non potendo rimandare tutti questi controlli, mi sono dovuta rivolgere a strutture private. Attualmente sì, c'è il Covid, ma ci sono anche tutte le altre malattie che non possono essere trascurate. Grazie a tutti. Le parole di queste donne questa mattina per parlare di una realtà molto importante che riguarda la possibilità, anzi l'obbligo in alcuni casi, di continuare a curarsi nonostante la pandemia. Pensate che i malati di tumore oggi sono circa 3 milioni e mezzo, e 3 milioni e mezzo che insomma, debbono continuare a curarsi perché dal tumore si può anche guarire. Ne parliamo questa mattina con Roberto Persiani, chirurgo oncologo presso l'ospedale Gemelli di Roma. Buongiorno, benvenuto, grazie. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Collegato c'è anche Fabio Salvatore. Buongiorno Fabio, tra poco ascolteremo la tua storia. Però professore, Buongiorno. io comincerei da lei perché insomma le parole di Angela, Daniela e Francesca la dicono molto chiaramente, no? Qual è stato il problema di questi mesi e quale continua a essere il problema di questi mesi. Curarsi probabilmente in questa fase è difficile. Ci spiega perché? Certamente le parole, che abbiamo ascoltato sono delle parole di assoluta verità. Purtroppo dico che sono anche una parte della verità, perché queste storie ci raccontano la difficoltà ad affrontare i controlli che spesso sono necessari dopo aver avuto l'esperienza purtroppo del cancro. Ma la realtà è divisa in tre parti, ci sono tre situazioni. Da un lato questa, dall'altro chi è in un trattamento attivo, e sono più di 1.200.000 persone in Italia, cioè persone che attualmente hanno necessità di ricevere una chemioterapia, una radioterapia e che a volte hanno difficoltà a continuare il loro percorso di cura. E poi c'è il grosso capitolo della prevenzione, Lo cioè screening, lo no? screening, nel senso che lì siamo in una condizione di minor preoccupazione perché si affrontano dei test che speriamo non dimostrino la presenza di una malattia, ma che sono l'arma più potente che noi abbiamo sia per ridurre l'incidenza di queste malattie che per aumentarne, scusate, la curabilità, perché significa diagnosticare la malattia in una fase più precoce. Ecco, professore, ascoltiamo adesso l'altra voce, quella appunto di Fabio Salvatore. Buongiorno, signor Fabio. Lei, Buongiorno. buongiorno, allora lei sta lottando contro un tumore, quindi la domanda è: com'è stato curarsi in questo periodo di Covid? Ma è l'esperienza che mi accompagna da 22 anni, quindi conviverlo con quella serenità, mai cadere nel panico, mai cadere nella sofferenza, soprattutto mai cadere in quello smarrimento. 22 Il22 Covid ha cambiato sicuramente le nostre regole, tantissime regole, ma l'attenzione molte volte ci ha fatto la scarsa attenzione rivolta verso di noi, perché era ovvio, perché gli ospedali messi sotto pressione ci hanno dato un senso di forte smarrimento. Ma credo fortemente che molte volte dobbiamo avere quella grande capacità di andare oltre e capire che in questo paese siamo ben curati, in questo paese c'è un'ottima sanità, c'è una grande sanità e sottoscrivo ogni parola del dottor Persiani. È vero, ci sono stati dei rallentamenti, ma come ci sono da sempre dei rallentamenti nella sanità italiana dal punto di vista degli screening oncologici o dei nostri controlli che facciamo ed effettuiamo. Ma dobbiamo sempre pensare che io, per esempio, ho avuto un contatto ed ho un contatto costante
quotidianamente con la mia oncologa, con l'equipe che mi segue e che non mi molla mai. Quindi dobbiamo avere, non far cadere ancora di più questa Italia nello smarrimento, ma avere quella grande capacità di avere sempre quella forza e quel coraggio di dire: io ce la posso fare, perché di cancro si vive, e soprattutto rispetto alla morte. Il che, professor Persiani, chiama in causa le due variabili: da una parte, diciamo, i medici e l'accesso, la possibilità di accedere agli ospedali; dall'altra anche il fatto di non spaventarsi, cioè io ho un disturbo, mi sento strana, mi vado a far controllare, non bisogna aver paura di andare negli ospedali, oppure sì? No, non bisogna aver paura, bisogna essere attenti. Esiste tutto un mondo di persone, medici, infermieri, personale ausiliario, che vive quotidianamente all'interno degli ospedali, e lo facciamo adottando le misure di prevenzione e di sicurezza che tutti i giorni ripetiamo a tutti i cittadini, valgono per tutti. Il problema di non andare nell'ospedale è comprensibile, la paura è assolutamente comprensibile, ma rimandare in ambito sanitario è sempre un problema, perché comunque il prezzo lo si paga, e lo si paga più salato dopo. Quindi quello che bisogna cercare di avere è di avere dei percorsi che garantiscano protezione e sicurezza, non rimandare pratiche buone che servono a identificare malattie che hanno un'alta possibilità di essere curate, quindi i cittadini la possibilità di guarire se vengono rispettate determinate misure di prevenzione. Altrimenti rischiamo di veramente annullare sforzi, sacrifici, battaglie che sono ancora in corso per sconfiggere o per ridurre al minimo una malattia così importante, che vorrei ricordare rappresenta il 30% della mortalità nel nostro paese. Si è parlato di tumore al seno, ci sono altre malattie che hanno questo stesso livello di incidenza. Il tumore del colon retto è una patologia dove una diagnosi endoscopica può fare contemporaneamente anche la cura, può fare la differenza, certo. E aggiungo anche da un punto di vista dei costi, perché un malato di cancro in fase precoce costa poco allo Stato, e quelle risorse che si, tra virgolette, risparmiano possono essere reinvestite per la cura di chi ha malattie più avanzate e ha più bisogni. Quindi è un progetto in cui vincono tutti. Certo. Il Covid è un problema, ma dobbiamo cercare di non aggiungere questa emergenza silenziosa a un'emergenza che sicuramente oggi spaventa più di tutto. Quindi però lei, Fabio, da quello che capisco, signor Fabio, lei non ha mai avuto, diciamo, paura di essere abbandonato, dimenticato, messo ai margini nel corso della sua terapia? Ognuno di noi ha una forza, un modo di affrontare il dolore e la sofferenza. Io credo che in spazi come questi noi dobbiamo diffondere serenità a chi soffre in questo momento. Non dobbiamo concentrarci sulle cose negative. È vero, c'è un grandissimo rallentamento, ci sono molti screening, molti controlli che non si possono fare, ma lo Stato e soprattutto i medici, il sistema medico nazionale, deve fare quel grande sforzo di far sentire il malato non solo vicino, perché il dolore, la sofferenza, il cancro si combattono sì con la scienza, ma si combattono soprattutto con quell'aspetto umano che nella malattia rende te stesso capace di vivere quotidianamente, passo dopo passo, con il tuo mostro, con il tuo che vive dentro di te. E quindi vivere con la sofferenza, vivere col dolore, bisogna sapere che non sei solo e che devi affrontare questo cammino mano con la mano, con la scienza, ma soprattutto con l'umanità, passatemi il termine, in questa disumanità di questo momento storico che stiamo vivendo. Sono parole importanti quelle di Fabio, no? Perché chiamano in causa anche l'elemento psicologico, che certamente non è un elemento meno importante, no? Di chi in questo momento si trova in una situazione magari di difficoltà, deve affrontare una malattia. Vogliamo dare un consiglio, due consigli, insomma, a chi in questo momento appunto deve fare dei controlli e magari si trova in questa condizione di smarrimento? Allora, il consiglio è, noi abbiamo tre screening in Italia: tumore alla mammella, tumore alla cervice e tumore al colon retto. Queste sono le patologie che hanno uno screening perché sono le più frequenti. Cercare in ogni modo di non saltare appuntamenti, di non annullarli, chiedere sicurezza nel poterli eseguire, ma eseguirli.
non fare autodiagnosi, non raccontarsi a volte, come dire, delle storie che non corrispondono ai sintomi perché si ha paura, consultare un medico di fiducia, un medico di famiglia, farsi aiutare. Le parole di Fabio sono fondamentali, questo gesto che lui ha fatto di mano nella mano dovrebbe essere riscoperto in un momento in cui la pandemia, forse più che a ogni altra situazione sanitaria, ha fatto scoprire il peso della solitudine. I malati di Covid vivono in solitudine e gli altri si stanno abituando a questo sentimento. Va annullato, va combattuto. Quindi il consiglio, certo, è quello di riscoprire questa forma di unione e di unità che in un momento di difficoltà può fare la differenza. Il supporto, il sentirsi lasciar soli, l'attesa, creano uno stato di ansia che si aggiungono ai problemi organici ed è sicuramente qualcosa da... E diciamo da sempre una parola sul nostro sistema, sul nostro servizio sanitario nazionale, teniamocelo stretto. Teniamocelo stretto. Grazie. Grazie davvero, grazie a signor Fabio, per essere stati con noi questa mattina. Adesso...